17ª giornata del campionato di Serie 2, tra pochi istanti inizierà Forlì Udine. In questo momento, in questa fase del campionato, c'è bisogno di far sentire ancora di più questa presenza. Assolutamente sì, anche perché i ragazzi stanno lottando per delle posizioni importanti e quindi diamogli il supporto che meritano per arrivare a tagliare traguardi ambiziosi. Beh, oggi bisogna tenere sempre ancora più alta del solito la voce. Assolutamente sì, i ragazzi hanno bisogno, bisogna che noi li sosteniamo. Udine è una squadra dura e difficile, ma credo che noi possiamo riuscire a batterli. Molto bene in difesa la nostra squadra, abbiamo fatto un po' di leggerezza, ci siamo un po' guardati allo specchio qualche volta e poi continuare a far girare la palla come abbiamo fatto, giocare di squadra, e il risultato può arrivare se continuiamo in questo modo. Ci farebbe piacere sapere, ma siamo sicuri che è così, a tutta la squadra, che con questa vittoria siamo riusciti a regalare magari un sorriso a Gabriele in un momento, come sapete, particolare. Ho detto una cosa ai giocatori nello spogliatoio, ho detto: ora quando andate a casa, quindi le mogli, le fidanzate, i genitori, gli amici, potete dire che avete giocato una partita di pallacanestro. Perché secondo me stasera è stata una partita di pallacanestro, intesa come attenzione, come concentrazione, come durezza. L'avversario non era facile e secondo me noi abbiamo fatto un'ottima partita. C'è stata una scelta che secondo me ha pagato molto, avevamo deciso di togliere completamente i loro movimenti abituali a Cromer e Amato, pagando qualcosa sulle rollate di Beverly. Questa era stata la nostra scelta, l'abbiamo seguita con coerenza per 40 minuti e credo poi abbia pagato, perché Cromer e Amato hanno fatto 13 punti in due, se non sbaglio. In questa settimana io ho letto un paio di volte da qualche parte sui giornali, e non vado sui siti dei tifosi, quindi parlo di giornali eccetera, ho letto un paio di volte la parola crisi. Ci sta, non ci sta, noi la prendiamo e l'accettiamo, va bene? Questa squadra qui ha vinto nelle ultime 9 partite, ne ha vinte 7. Io spero di essere in crisi tutta la vita.